Anche sotto il caldo torrido dei deserti e la rabbia, il gioco del calcio sta attecchendo e riscaldando ulteriormente la passione degli sportivi emiratini. Questo nonostante il paese sia al 99esimo posto nel ranking FIFA, poco dietro all'Islanda e giusto un po' meglio dello Zimbabwe, la loro federazione calcistica fondata nel 1971 conti poco meno di 4.000 tesserati e la Emirates Pro League non sia spettacolare come la Premier o la nostra Serie A. Ma è il calcio di qui, degli Emirati Arabi Uniti, distante anni luce da quello di casa nostra, ma ricco di fascino e pluralità. Al 4 di dicembre del 2012 gli Emirati Arabi hanno compiuto 41 anni. Hai detto tutto, cioè ci vuole un po' di tempo per crescere, ci vuole un po' di tempo per fare le cose. Loro, il problema fondamentale è uno, quando si parla di professionismo bisogna capire che in questa nazione molti giocatori si sono affacciati al professionismo l'anno scorso. Da poco si sono affacciati al professionismo, quindi il professionismo per loro non vuol dire anche avere il doppio lavoro. اعتقد ما اقدر اقول مثل الكره الاوروبيه حقيقه لان مش فقط موضوع لعيبه او موضوع امور فنيه لا في اختلافات كثيره اتذكر جمله قالها دون ريفي طبعا متوفي اول ما مسك المنتخب هذا الكلام يمكن في الوقت الثاني في الوقت هذاك الوقت حتى الان كان كلام سليم لكن نحن كدوله الامارات وصلنا كاس العالم وصلنا كاس العالم ولعبنا كاس العالم مره واحده شيء طيب لكن انا ما اقول اقدر اقارن بين اوروبا وبين نحن هنا في دوله الامارات Io sono qui non come allenatore, io sono qui come direttore sportivo più o meno e soprattutto i proprietari vogliono consigli cosa devono fare per migliorare tutto dentro la società. Se tu vedi intorno in una città come Dubai, cresce dappertutto, in un modo incredibile. Io penso che calcio crescerà anche. È per questo che sono qui, è una sfida. Se non vieni predisposto mentalmente a giocare a calcio e venire qua a pensare di venire a fare le vacanze, hai sbagliato tutto, perché qui c'è tanta voglia di migliorare, di imparare, che loro corrono veramente talmente veloce che non gli vai come idee, se è difficile che riesci a prenderle. Poi a livello calcistico anche da loro c'è brava gente come c'è da noi in Europa. Penso che la loro idea sia crescere. La mia società, ad esempio, sta facendo un grande progetto a livello settore giovanile, perché comunque loro, questo che dici te, magari prima non pensavano a futuro, a lunga durata. Adesso ci stanno pensando e penso che lo stiano facendo. Qua, ad esempio, gli arbitri non li puoi parlare. Loro non è come in Europa, che magari li parli, loro ti ascoltano. Magari ti mandano a quel paese anche, ma c'è un po' di dialogo qua, diciamo anche in quel livello devono crescere. Tutti i grandi club oggi che vedi in Europa sono gestiti da loro, vuol dire che stanno venendo per imparare qualcosa. Magari le Europe dicono ok, vedono l'aspetto solo soldi, però secondo me loro non sono stupidi. Sono venuto per imparare e secondo me dopo tanti anni prendono queste esperienze e le tornano verso di loro. Imparare da zero, poi una volta capito, imparare ancora. E questa è la filosofia che sta spingendo qui la crescita del calcio, che non è più il giocattolo degli sceicchi, ma una scommessa da vincere, se non domani, molto presto. Da Dubai, Emirati Arabi Uniti, per Sky Sport 24, Federico Lo Giudice.